Benvenuti Scudieri, questa non è una recensione, bensì un parliamo di. E l'argomento di oggi è il film d'animazione La ragazza che saltava nel tempo. Il film è stato prodotto nel 2006 dalla Madhouse ed è stato diretto dal regista Momoru Osoda. È basato sul romanzo di Yasutaka Tsutsui, spero si pronunci così, romanzo che ha in comune con il film il titolo. E appunto questo film d'animazione ne dovrebbe essere il seguito. Il film è ambientato nel Giappone moderno, in una di quelle scuole che si vedono molto molto spesso nei manga e negli anime. E la protagonista è Makoto, una ragazzina, non viene specificato in che classe è o comunque mi è sfuggito. E gli altri due protagonisti sono Chaki e Kosuke, due suoi compagni di classe e due suoi grandi amici. Un giorno Makoto, mentre è impegnata nelle pulizie a scuola, sì perché in Giappone gli studenti, penso settimanalmente, fanno turni per pulire proprio le aule, viene attirata da un qualcosa che rotola all'interno di un laboratorio di scienze e trova quella che sembra essere una noce, all'aspetto di una noce. Fa per raccoglierla, ma mentre gli si avvicina viene spaventata da un'ombra che si muove perché a quanto sembra pareva esserci qualcun altro all'interno della stanza, e allora scivola e cade appunto su questo oggetto. Mentre cade ha come una visione e le pare di volare in una serie di paesaggi astratti che sembrano dei quadri, e solamente una volta concluse queste visioni cade a terra. Più tardi, mentre Makoto sta scendendo una discesa in bicicletta, le si rompono i freni. Sfortuna vuole che alla fine di questa discesa ci sia un passaggio a livello e ovviamente sta per passare il treno. Quindi Makoto, senza più avere il controllo della bicicletta, finisce contro le sbarre del passaggio a livello e vola contro il treno che sta passando. Improvvisamente però si rialza ed è ancora a metà della discesa e scopre così che è in grado di viaggiare nel tempo. La ragazza quindi scopre che saltando, proprio fisicamente saltando, riesce a tornare indietro nel tempo. E allora sfrutta questa cosa per tornare indietro nel tempo in quella stessa giornata e cambiare un paio di cose che non le sono piaciute, specialmente un paio di incidenti che le sono successe a scuola. Questo però coinvolgendo altre persone al suo posto e quindi cambiando di fatto l'ordine delle cose. Prendendoci la mano però inizia a cambiare proprio tutto quello che non le va, e penso sia la stessa cosa che faremmo un po' tutti se fossimo in grado di avere questo potere. Chi non vorrebbe tornare indietro, ma anche di minuti, ma basterebbero anche pochi secondi a volte per cambiare anche solo un dialogo andato male, anche solo per sapere che cosa risponderà l'altra persona impegnata magari in un dialogo importante. E la zia di Makoto, infatti, che è l'unica alla quale la ragazza parla di questo suo potere, l'avverte fin da subito: guarda che se tu ottieni un guadagno nel cambiare le cose, qualcun altro ci rimetterà sempre. Però Makoto non sembra farci troppo caso e continua così a sfruttare questa sua capacità. Ed è questo il punto centrale del film, cioè affrontare le conseguenze di quello che succede cambiando le cose. I problemi infatti non tardano ad arrivare. E già, perché sia Kosuke che Chaki, due amici della protagonista, provano qualcosa in più rispetto a un'amicizia per lei. E allora Makoto non perde tempo nell'usare il suo potere per evitare momenti imbarazzanti con i due, dato che a quanto pare lei vuole solo un'amicizia dagli altri due ragazzi, e quindi fa di tutto per cambiare le cose. Solamente che questa cosa porterà i due ragazzi tra le braccia di altre due ragazze che erano interessate a loro sin dall'inizio. Ma salto dopo salto la ragazza inizia a notare sotto il suo braccio un tatuaggio con un numero, che presto scoprirà che non è altro che un contatore delle volte che può fare i salti nel tempo. E questo contatore piano piano inizia a scendere. E ovviamente io non voglio rovinare nulla a nessuno di questo film nel caso non l'abbiate già visto. Dico solo che quando rimarrà un salto solo da fare succederanno dei colpi di scena.
Verso la fine, infatti, tornano ad essere coinvolti il passaggio a livello di inizio film, il treno, la bicicletta con i freni rotti, per non parlare della strana noce trovata nel laboratorio di scienze e una strana telefonata che Chucky fa a Makoto. Possiamo dire che questo film mi ha quasi colpito di più per l'audio, il comparto audio, che non per il comparto visivo. Non fraintendetemi, le animazioni sono ottime, ha dei bellissimi colori, però l'audio mi ha colpito in modo particolare. Nella fattispecie c'è un tipo di scena ricorrente che mi è piaciuta molto. Ci sono moltissime scene, infatti, dove non c'è musica, ci sono solo i personaggi che parlano e un sottofondo. Questo sottofondo non è altro che il classico rumore di prato estivo che possiamo sentire tutti quanti uscendo a giocare d'estate, quando fa caldo, quando sentiamo il sottofondo di insetti, quando verso sera sentiamo proprio i grilli che cantano. Avete presente, no? Quando stava per finire la scuola, ci si trovava in pomeriggio a giocare nei prati e c'era questo strano suono, questa strana atmosfera, un silenzio condito appunto dal rumore degli insetti. Probabilmente dovete appunto vedere il film per capire di cosa sto parlando, però secondo me da questa descrizione potete già capire il tipo di scena che vi si troverà davanti. E trovo che sia un tipo di scena molto tranquilla, fatta apposta per essere molto tranquilla, in cui ci si concentra proprio sui dialoghi, sulla voce dei personaggi e non quindi sulla musica. Continuando a parlare di audio, un'altra cosa che è riuscita veramente bene è l'adattamento in italiano e quindi anche il doppiaggio, che trovo veramente fatto bene, soprattutto per quanto riguarda le voci femminili. La mia scena preferita non è una scena vitale per l'andamento del film. In sostanza c'è Makoto che scopre che una ragazza, una sua compagna, Kao, è interessata al suo amico Kosuke. E allora questa ragazza parla del perché è interessata a questo ragazzo, del come l'ha conosciuto. E la particolarità che mi è piaciuta di questa scena è che c'è la sua voce con il sottofondo solo delle nuvole che piano piano si sposta fino a inquadrare lei che parla in un prato, in un campetto, mi pare siano. La cosa che mi ha colpito di più è la voce della doppiatrice, Ludovica De Caro, solamente con sfondo queste nuvole senza nessun tipo di sottofondo musicale. Un brevissimo monologo che porta tenerezza e tranquillità assoluta, farcita, perché no, da un poco di romanticismo. Guardando questo film ne ho tratto un significato personale. Chiaro, nella realtà non è possibile eseguire salti del tempo, specialmente non saltando, ma possiamo interpretare ciò che accade nel film come una lezione che ci dice di accettare le cose come arrivano, o meglio, accettare le conseguenze che arrivano in seguito alle nostre azioni. Perché quello che accade non si può cambiare, o meglio, non si può cambiare guardando indietro, ma guardando avanti. E questo dovrebbe essere scontato, dato che appunto nella realtà non possiamo tornare indietro, ma solo andare avanti. Però molto spesso ci ritroviamo appunto a guardare indietro e non a guardare avanti. E attenzione, la cosa non è del tutto sbagliata, dato che guardando il passato si può imparare molto, moltissimo, però bisognerebbe cambiare le cose proiettandosi verso il futuro. In special modo questo discorso lo possiamo applicare all'amore, dato che lì veramente non si può tornare indietro, ma solo cambiare le cose guardando avanti, accettando appunto le conseguenze di ogni nostra singola azione. Però ripeto, questo è un significato personale che ho tratto dal film, anche se il film non parla proprio di questo, ma fa capire molte cose, diciamo. Spero che voi riusciate a guardarlo, se non l'avete già fatto. Spero possiate apprezzarlo come ho fatto io, apprezzarne ogni singolo aspetto, capirlo per bene, guardatelo anche più di una volta, ovviamente. E benissimo, Scudieri, per questo video è tutto. Io vi saluto e come troverete spesso scritto nel film, il tempo non aspetta nessuno.